Buon pomeriggio e buon giovedì santo, gentili telespettatori di Video M Italia. Siamo collegati da Cisternino, da dove, con la regia di Vincenzo Gentile e la produzione di DB Live Web TV 2.0, trasmettiamo in diretta la Santa Messa in Cena Domini. Saremo ancora a Cisternino domani per seguire alle ore 18 la liturgia del Venerdì Santo. La messa vespertina, che ricorda l'istituzione dell'Eucaristia compiuta da Gesù nella cena pasquale, ha una duplice caratteristica. Anzitutto pone in rilievo il comando di Gesù di celebrare la sua Pasqua di morte e di resurrezione. In secondo luogo, questo comando è connesso con l'altro mandato della carità, rievocato attraverso il rito della lavanda dei piedi, simbolo del servizio sacrificale del Cristo. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Il Figlio di Dio, che lava i piedi sporchi dei suoi discepoli come uno schiavo, diventa il grande modello di cosa deve essere ogni Eucaristia: alzarsi da tavola, deporre gli indumenti della gloria, chinarsi verso l'altro nel mistero del perdono. Questa è la vera fraternità. Lavare i piedi è il segno dell'accoglienza, come si faceva per l'ospite. Gesù con ciò dice chiaramente di accogliere e ospitare in sé i suoi discepoli, di portarli con sé nelle vicende che egli affronterà. Pietro non accetta l'umiliazione del suo maestro, ma non può rifiutare questo gesto, pena il non aver parte con Gesù al suo mistero di morte e di vita. Nell'atto del servizio di amore estremo di Gesù, già simboleggiato dal gesto della lavanda, la Pasqua diventa la nostra purificazione, perché significa lasciarsi perdonare e immergere nell'acqua del battesimo che lava in Cristo i piedi sporchi del mondo, oltre che i nostri. Presiede l'Eucaristia Don Carmelo Semeraro, parroco moderatore dell'unità pastorale di Cisternino.
assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Questa giornata del Giovedì Santo è l'inizio del Triduo Pasquale. Questa mattina, nella cattedrale della nostra diocesi, il Vescovo con il Presbiterio diocesano ha consacrato gli oli che serviranno per la celebrazione dei sacramenti durante la vita della nostra fede durante quest'anno: il crisma, l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni. Questa sera questi oli sono stati presentati nella nostra assemblea perché, attingendo a questo segno sacramentale qual è l'olio, noi possiamo essere rigenerati a vita nuova. E questa sera siamo qui radunati nell'intimità della nostra comunione familiare e fraterna ecclesiale. Siamo per ricordare e ritualizzare l'evento della cena del Signore. Ci disponiamo alla celebrazione dell'Eucaristia, riconoscendo la nostra indegnità, il nostro peccato, le nostre mancanze. A Lui vogliamo affidare il sincero pentimento e la sincera volontà di fare tesoro della sua presenza di amore, della sua parola che salva, del sacramento dell'Eucaristia, per poter camminare verso quella piena comunione tra di noi e con il Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Al termine della Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, gloria. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete, come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
mi ha fatto. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse:
Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode a te, o Cristo. Il Giovedì Santo è l'inizio del mistero pasquale di Cristo. In questo giorno la Chiesa non solo fa memoria, ricorda l'evento dell'ultima cena. In questo giorno la Chiesa ringrazia il Signore per il dono del suo Figlio, dato a noi quale vittima di espiazione per i nostri peccati. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, fonte di riflessione per ciascuno di noi, per la nostra comunità, fonte anche di preghiera. È dalla parola di Dio, infatti, che noi dobbiamo partire per entrare nel mistero dell'amore del Padre. Ascoltando il Signore, accogliendo il dono della Sua parola, che poi è Lui stesso in mezzo a noi, noi possiamo anche fare l'esperienza di quell'amore che ci lega a Lui, per mezzo di Lui al Padre, e che ci lega anche tra di noi come figli e come fratelli. Il primo brano della liturgia della parola di oggi ci ha portato lontanissimi nel tempo, un'esperienza significativa, esaltante del popolo di Israele, un popolo che ha vissuto l'amarezza dell'esilio, della schiavitù in terra d'Egitto, maltrattato da un popolo. Dio ha ascoltato il grido, il lamento di questo popolo e ha deciso di scendere per liberarlo da quella condizione servile. Il brano però focalizza un'esperienza straordinaria, la liberazione dall'Egitto è avvenuto attraverso uno spargimento di sangue. I primogeniti degli egiziani furono uccisi.
I primogeniti degli ebrei furono liberati. E furono liberati perché il Dio aveva segnato questa volontà attraverso il segno dell'immolazione dell'agnello. Il 10 di questo mese, il primo mese dell'anno, ogni famiglia si procuri un agnello, lo immoli al Signore, con il sangue aspergerete, segnerete gli stipiti delle vostre case e poi mangerete l'agnello arrostito, segno di comunione con Dio, perché Dio ha guardato a questo popolo proprio per la sua fedeltà ad ascoltare la sua parola che giungeva a questo popolo attraverso Mosè. L'agnello immolato in terra d'Egitto ha rappresentato la Pasqua, il passaggio di questo popolo dalla schiavitù alla libertà. Pasqua è infatti un termine ebraico che sta a significare passaggio. E gli ebrei, prima ancora di passare attraverso il Mar Rosso, sono stati liberati dalla morte o dalla visita della morte dei primogeniti, proprio perché al posto dei primogeniti è stato immolato l'agnello. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. E questo sarà per voi un segno, dice l'angelo a Mosè, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. E questa Pasqua gli ebrei ogni anno l'hanno celebrata e la celebrano ancora oggi. Il cristiano non è qui oggi per celebrare quella Pasqua. Noi oggi vogliamo guardare e accogliere nella nostra esperienza umana e cristiana e di comunità il Cristo che diventa l'agnello immolato per noi. Ce lo ricorda San Paolo nella lettera ai Corinzi. Io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto dal Signore. Nella notte in cui egli veniva tradito, ha preso il pane. Dopo aver reso grazie, lo ha spezzato e lo ha dato dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allora non si tratta di fare memoria di un evento che ha segnato la storia del popolo di Israele. Noi facciamo memoria di un evento che ha segnato la nostra storia. Cristo come agnello immolato per la nostra liberazione dal peccato diventa la nostra Pasqua. E nell'ultima cena, quando Gesù ha voluto ardentemente celebrare l'ultima cena con i suoi apostoli, ha detto proprio questo: è giunta la mia ora di passare da questo mondo al Padre. E avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Il segno di quella immolazione, cari fratelli, non è semplicemente un gesto, ma è anche uno stile di vita. L'amore di Cristo è un amore totale. Ci ha amato fino alla fine, non della sua vita. Ci ha amato e ci amerà per tutta l'eternità, perché questo è l'amore di Dio per noi. E che gli apostoli hanno capito e non hanno capito. Certamente si sentivano amati dal Signore, ma quando il Signore ha voluto dare un segno di questo amore, non si è seduto a tavola e ha celebrato la festa della Pasqua, come tante volte può succedere anche tra di noi. Celebriamo la festa di Pasqua con i nostri amici intorno alla mensa a casa nostra. Certamente anche quello è un segno di festa, ma Cristo si è alzato da tavola, si è messo a lavare i piedi degli apostoli. Significando questo, come io che sono il vostro maestro
ho lavato i vostri piedi, cioè ho messo la mia vita a servizio di ciascuno di voi, purificando, lavando la vostra vita, liberandola dalla schiavitù del peccato, così anche voi dovete amarvi gli uni gli altri. Il servizio della carità è l'espressione massima della celebrazione dell'Eucaristia che Cristo ha voluto inaugurare nell'ultima cena. E qui questa sera noi siamo qui proprio per dire il nostro profondo ringraziamento, perché tante volte le nostre Eucaristia non sono certo il segno di quella carità, di quel servizio che dobbiamo avere gli uni verso gli altri, tantomeno un segno di carità nei riguardi del Signore, ma sia anche l'impegno a far sì che, purificati, perdonati dalla infinita misericordia di Dio, oggi noi possiamo intraprendere un cammino nuovo di veri figli di Dio, liberati dal peccato, per manifestare nel mondo il servizio della carità tra di noi e insieme al mondo di oggi. Negli anni passati, a questo punto della celebrazione del Giovedì Santo, c'era il gesto che Gesù ha fatto ai suoi apostoli con la lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della nostra comunità. A causa della pandemia questo gesto non viene fatto, almeno per quest'anno, però vogliamo cogliere il valore di questo gesto. Ora insieme vogliamo rivolgerci a Dio con la nostra preghiera. Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e soprattutto nel dono supremo della Eucaristia. Apriamo quindi il nostro cuore ad accoglierne la sovrabbondante grazia. Diciamo insieme: apri, o Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Per il Vescovo, i presbiteri e i diaconi della nostra Chiesa di Cisternino, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza limiti. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Per i cristiani ancora divisi, il memoriale della Pasqua faccia risuonare l'ardente preghiera per l'unità che Cristo ha innalzato al Padre. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprono che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendono la via del servizio e della carità. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, o Signore, il nostro cuore. Affidiamo al Signore tutte le nostre intenzioni di preghiera personale. O Dio, grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza, e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione. Salvaci, o Salvatore. Salvaci, o Salvatore. O Salvatore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. La comunione verrà distribuita in due punti, dinanzi all'altare e vicino al cappellone. Si viene in fila per uno, distanziandovi l'uno dall'altro e poi tornando dai lati. Cerchiamo di non incrociarci, ecco.
Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso vogliamo continuare la nostra celebrazione eucaristica con un momento di preghiera adorante, preghiera di adorazione. Gli altri anni si portava il Santissimo nell'altare della Reposizione e poi si dava la possibilità ai gruppi e alle singole persone di sostare in adorazione fino a mezzanotte. Quest'anno facciamo insieme questa adorazione qui dinanzi all'altare, poi il Santissimo verrà portato all'altare della Reposizione e ritorneremo a casa nostra. Domani sera vorrei ricordare che domani mattina alle 8:30 ci sarà la preghiera delle lodi e l'ufficio delle letture. Durante la mattinata e nel primo pomeriggio ci sarà la possibilità delle confessioni. Alle ore 18 in punto ci sarà la celebrazione della Passione del Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con i gesti e le parole dell'ultima cena, Cristo pone il segno sacramentale del mistero pasquale della sua morte e risurrezione. Consegna il suo corpo alla Chiesa e le indica la strada della donazione totale e del servizio.
Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo. Alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. Tutti insieme, lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo con i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Questo salmo di lode lo preghiamo a cori alterni, prima il coro della mia destra, poi il coro della mia sinistra. A te, Signore, elevo l'anima mia. Mio Dio, in te confido, non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici, chiunque spera in te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per nulla, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi, guidami nella tua verità, e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Proteggimi, dammi salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia.
Anche questo salmo lo preghiamo a cori alterni. Primo coro. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Sedetevi. Signore, tu lo sai, non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi. Ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ad ogni invocazione cantiamo il canone Ubi caritas et amor. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Lode a te, Gesù. Offrendo il tuo corpo sulla croce, hai dato compimento ai sacrifici antichi e sei diventato per noi altare, vittima e sacerdote. Così ci hai fatto passare dalla schiavitù del peccato alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunciare al mondo che tu sei il Signore. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Lode a te, Gesù, sorgente della verità e della vita. L'ascolto della tua parola e la comunione all'unico pane eucaristico edificano la Chiesa. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. Ubi carità. Lode a te, Gesù, eterno sacerdote, servo obbediente, sorgente di ogni mistero. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e custodisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti
si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Egli, venuta l'ora d'essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Gesù sacerdote, che Dio ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, abbi pietà di noi. Gesù sacerdote, che nell'ultima cena ha istituito il rito dell'eterno sacrificio, abbi pietà di noi. Gesù sacerdote, nostro intercessore presso il Padre, abbi pietà di noi. Gesù, sommo sacerdote, consacrato con la potenza dello Spirito, abbi pietà di noi. Gesù, sommo sacerdote, per la salvezza di tutti gli uomini, abbi pietà di noi. Gesù, vittima innocente, santa e senza macchia, abbi pietà di noi. Gesù, sacerdote, adorno di ogni perfezione, abbi pietà di noi. Gesù, via che conduce al Padre, abbi pietà di noi. Gesù, agnello sacrificato, che ci hai amati e purificati nel tuo sangue, abbi pietà di noi. Gesù, vittima di espiazione per i nostri peccati, abbi pietà di noi. Gesù, vittima offerta a Dio per gli uomini, abbi pietà di noi. Gesù, vittima di riconciliazione e di pace, abbi pietà di noi. Gesù, vittima dell'eterno sacrificio, abbi pietà di noi. Sei tu, Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo, sei tu, Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto per noi, per nutrirci di te.
Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Giuseppe, del Collegio Episcopale, di tutto il clero, dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ad ogni invocazione ripetiamo: ti preghiamo, ascoltaci. Ti preghiamo, ascoltaci. Signore, degnati di conservare nella vocazione i tuoi sacerdoti. Ti preghiamo, ascoltaci. Manda al tuo popolo pastori secondo il tuo cuore. Ti preghiamo, ascoltaci. Fa che i presbiteri siano perseveranti nel servizio. Ti preghiamo, ascoltaci. Rendi i sacerdoti miti nel ministero, solleciti nell'azione, costanti nella preghiera. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché mediante il ministero sacerdotale sia alimentata la devozione alla Santa Eucaristia. Ti preghiamo, ascoltaci. Perché tu accolga nel tuo regno i fedeli amministratori dei tuoi misteri. Ti preghiamo, ascoltaci. Stiamo tutti in piedi. Signore, Dio onnipotente, Padre del Cristo, tu che esaudisci la preghiera retta e conosci ciò che ti chiede il nostro silenzio, ti rendiamo grazie perché ci hai giudicati degni di partecipare ai santi misteri. Per darci in essi la pienezza della fede, la perseveranza nella pietà, la remissione dei peccati. Santifica il tuo popolo in Gesù Cristo nostro Signore. A Lui, come a te e allo Spirito Santo, sia onore e gloria e adorazione nei secoli. Amen. Ed ora tutti insieme diciamo al Padre la preghiera che Gesù nostro Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, concluderemo ora la nostra preghiera di adorazione portando il Santissimo sull'altare della riposizione mentre canteremo un inno in suo onore e manifestando anche tutta la nostra fede nella presenza dell'Eucaristia di Cristo in mezzo a noi. Poi in silenzio lasceremo la Chiesa dalle porte laterali e ritorneremo a casa con la speranza, la gioia nel cuore della presenza di Cristo, ecco, superando un po' anche le nostre paure, le nostre preoccupazioni, soprattutto in questo periodo di grande preoccupazione, qual è la calamità, la pandemia. Ecco, certamente è un segno
che ci deve far riflettere, ma soprattutto è anche un modo per poter rafforzare la nostra speranza in colui che supera le nostre problematiche, i nostri difetti, i nostri problemi, viene incontro a noi attraverso la sua presenza salvifica. La speranza deve essere la forza di ciascuno di noi. Cristo ha vinto il peccato, ha vinto il male e vive e regna con il suo amore, con la sua grazia che viene donata a piene mani attraverso la Eucaristia, attraverso la parola, attraverso i vari sacramenti. Di queste cose ci dobbiamo continuamente nutrire proprio per poter superare le calamità, le difficoltà, le problematiche che il mondo ci dona attraverso le varie esperienze che quotidianamente siamo chiamati a vivere. Sometimes.